Zara, guardami qua. Vedi un mazzo di carte? Conosci le carte da gioco, giusto? Vanno dall'asso al re, fuori quadri, fiori pinche, c'è la donna re. Dimmi una carta da gioco libera, una carta che vuoi tu. Due di picche. Ok. Ora, io non, ti voglio far vedere che io tiro fuori solo le carte, ok? Sei d'accordo in questo? E la cosa interessante è che sotto il mazzo, giusto? C'è una carta, giusto? Le possibilità che tu ricevi due di picche sono 1 su 2704, perché le carte sono 52. Ma la cosa interessante è che avviene chiaramente la cosa. E la cosa interessante è che il mazzo di carte è completamente regolare. Quindi le possibilità sono cuori, cuori, fiori, picche, sono altissime, vero? Ma ti chiedo una cortesia, Sara, tu stessa, ora dimenticati due di picche chiaramente perché l'hai esercitata, dimmi un'altra carta che vuoi, libera, liberissima, vai. 5 di quadri. 5 di quadri, da 1 a 50, tra 1 e 50, dammi un numero in mezzo, vai. 10. Anche più grande, puoi spazzare come vuoi, fai più grande. 42. Allora, aspetta. Vuoi 10 o 42? Puoi scegliere. La triple 10. Sicuro, confermato. Ok. Altre cose, io non posso sapere mai, chiaramente nel mazzo di carte, dove è la tua carta, giusto? E soprattutto, tu hai cambiato, non hai voluto i 10, hai detto la carta 5 di quadri. Se ora tu, togliendo 10 carte, ci fosse 5 di quadri, sarebbe carino. Sì o no? Ok, tu stessa gira una alla volta di faccia 10 carte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Questa è la decima carta. 5 di quattro. Gira. Grazie, gentili.